Ciao a tutti ragazzi, in questo video vediamo alcuni consigli utili da sapere prima di montare e dopo aver montato una piscina fuori terra in giardino. Per prima cosa la piscina deve essere montata su una pavimentazione solida. Non montate la piscina su ghiaia, terra, prato eccetera perché non reggerebbero il peso della piscina. Inoltre assicuratevi di installare la piscina in un luogo soleggiato, ventilato per mantenere l'acqua fresca e lontano dagli alberi. Cercate di installare la piscina il più lontano possibile da tombini e intercapedini per evitare di sovraccaricarli con il suo peso. Lo stesso discorso vale se avete un giardino con un muro di confine che dà su giardini sottostanti. Cercate di installare la piscina il più lontano possibile dal muro di confine per evitare appunto di sovraccaricarlo. Il mio consiglio in questo caso è quello di richiedere la consulenza di un ingegnere edile che, fatte tutte le valutazioni, vi dirà se è fattibile o meno installare la piscina. Il costo di una consulenza di un ingegnere edile varia tra i 400 e i 500 euro. Non installate mai la piscina direttamente sul cemento o sulle piastrelle. Mettete sempre come sottofondo un tappetino morbido, come questo della Bestway o questo in gomma che potete trovare al Brico. Non montate mai una piscina senza il filtro, che è utile per mantenere l'acqua pulita. Esistono varie tipologie di filtro, il filtro a sabbia e il filtro a cartuccia. Per una piscina Intex 3 m x 2x75 io utilizzo un filtro a cartuccia di tipo A della Intex modello 900 GPH da 3400 litri l'ora. Il funzionamento del filtro è semplicissimo, l'acqua passa al suo interno dove c'è la cartuccia che trattiene lo sporco e poi viene rigettata in piscina pulita. Per un corretto funzionamento il filtro dovrebbe restare acceso praticamente tutto il giorno e spento solo nei momenti di bagnazione. Ovviamente se abitate in un condominio potete tranquillamente spegnerlo la sera e riaccenderlo l'indomani. Ricordatevi sempre di coprire la piscina la notte per evitare che l'acqua venga contaminata da foglie o da insetti. Per questo video è tutto, se il video ti è piaciuto lascia un like, se non sei ancora iscritto iscriviti attivando la campanella, se vuoi chiedermi qualcosa scrivimi pure un commento e noi ci vediamo alla prossima, ciao!